went to Bari in the Puglia region of Italy, where GDF Suez Energy has been present for a number of years now, for the sale of electricity and gas to private customers and companies. GDF Suez was holding an award ceremony at its contact center to recompense two of its customers. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Grazie, essere venuto. It's a genuine first that clearly illustrates the highly innovative and original sales approach implemented in Italy. Let's hear more. L'innovazione è un elemento essenziale della strategia di sviluppo in Italia, in particolare per il marketing e il sales. Perché? Perché l'Italia è un paese che è caratterizzato dalla forte presenza anche di altri operatori internazionali con grandi tradizioni dell'energia, quindi è importante affermarsi in modo originale. It involves using a different mode of communication to distinguish and affirm the group's presence on the Italian market. Inoltre l'innovazione non è solo un aspetto interno all'azienda, ma è un aspetto che riguarda l'esterno dell'azienda, i fruitori, i clienti, gli stakeholder dell'azienda. È molto importante che vengano portati dentro il processo di innovazione, che contribuiscono a rendere un prodotto, un'idea, un servizio veramente al servizio della comunità. È con questo entusiasmo che siamo vicini ogni giorno ai nostri clienti. GDF Suez. Sì, vorrei fare due esempi concreti di innovazione e di come è stata creata e costruita l'innovazione su due iniziative. La prima è il caso di Auchan. Abbiamo cambiato la formazione, abbiamo cambiato il prodotto, abbiamo cambiato anche la posizione e il luogo dove vendevamo. Un secondo esempio riguarda il lancio di un nuovo prodotto, di una nuova iniziativa che noi chiamiamo Lemon, che non è nient'altro che una utility che è dematerializzata al 100%, e viene quindi offerta ai clienti attraverso i mezzi tradizionali del web 2.0. One of the key initiatives of this new commercial strategy is the creation of the Vinci Energia program. È stato un programma studiato con l'obiettivo di fidelizzare i clienti, di ampliare il valore dell'offerta e di cercare di raccogliere informazioni sui clienti e di spingere i clienti a comportarsi e ad utilizzare servizi innovativi dell'azienda. No sooner said than done. Vinci Energia organized a competition to recompense GDF Suez Energy customers for their loyalty. Ci diamo la manta. The result, two prizes for two prize winners. The first won 10 years of free energy and the second a Fiat 500. Motivating indeed. This strategy of innovation seems highly appreciated. L'innovazione commerciale porterà sicuramente questa innovazione ad un allargamento sicuramente dei clienti, quindi poi io sicuramente farò pubblicità ai miei colleghi e familiari. Della promozione commerciale che ha fatto la GDF Suez, che è una cosa mirata proprio per il cliente e che gratifica il cliente stesso e rimane sorpreso dall'evento. La nostra esperienza ci ha insegnato che l'innovazione non può essere solo in una direzione. Quindi posso dire che l'innovazione, non esiste innovazione senza uno scambio di valore con il ricevente di questa innovazione. Quindi l'innovazione è un processo che lega due parti, non può essere mai un processo solo che riguarda una parte.